Ora noi non abbiamo elezioni politiche alle porte ed è giusto che noi adesso si faccia opposizione perché lì ci hanno assegnato gli elettori. Però come noi hanno perso anche i 5 Stelle e il Terzo Polo. Quello che dico a loro è che siccome non dobbiamo allearci per le politiche nei prossimi mesi, è bene che cominciassimo a valutare se ci sono alcuni argomenti sui quali magari fare e cominciare a fare opposizione insieme. Faccio un esempio, parlavo poco fa della sanità pubblica. Io ho sentito con le mie orecchie dire a Giuseppe Conte, ma anche da Renzi e Calenda, che sono contrari al taglio della sanità pubblica. Bene, almeno su questo argomento posso fare un appello a loro perché possiamo nel Paese fare un'offensiva politica di mobilitazione che credo verrebbe compresa da tanta gente a partire da quelli di condizioni sociali più disagiate che in maggioranza, no? Lo segnalate tutti giustamente, hanno votato a destra, ma che rischiano di essere i primi colpiti e penalizzati se aumenta l'offerta privata in sostituzione di quella pubblica nella sanità. Io proverei a comportarmi così, da parte mia non c'è preclusione per nessuno. L'importante è che il PD faccia il PD, riscopra la vocazione maggioritaria che è il contrario dell'autosufficienza. L'abbiamo visto alle ultime elezioni, se ognuno va da solo, ma non si vincerà mai più e regaleremo alla destra i prossimi 30 anni. Facendo alleanze, però alleanze basate su un'idea programmatica e una base comune.